Sono 120 gli arresti ordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria su oltre 300 nell'ambito della maxi-operazione contro l'Andrangheta ordinata dalla Procura della Città dello Stretto e da quella di Milano. Nel mirino degli inquirenti, clan del Reggino e le loro ramificazioni nel settentrione, associazioni di tipo mafioso, traffico di armi e stupefacenti, omicidio, estorsione, usura tra i reati contestati, centinaia le persone indagate, così come centinaia le perquisizioni e i sequestri di beni e immobili per diversi milioni di euro, effettuati da oltre 3.000 tra carabinieri e poliziotti impegnati per tutta la notte tra Calabria e Lombardia. E forse la più imponente degli ultimi anni contro l'Andrangheta, l'operazione ribattezzata dagli inquirenti Il Crimine. Drangheta che, ha dimostrato l'indagine coordinata dai magistrati Ilda Boccassini della Procura di Milano e Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Reggio Calabria, ha letteralmente colonizzato il nord infiltrandosi nel sistema produttivo, economico, politico e amministrativo. Alla sbarra sono finiti presunti esponenti e fiancheggiatori delle cosche di Reggio Calabria, ma anche di Vibo Valenza e Crotone, residenti in Calabria, Liguria, Lombardia e Piemonte. Inquietante il quadro che è emerso dalle indagini. Sembra infatti che l'Andrangheta, scrivono i magistrati, si sia dotata di una struttura di coordinamento che ne governa gli assetti, ispirato al modello di Cosa Nostra, seppur con caratteristiche tipiche dell'Andrangheta calabrese. Non solo per quanto riguarda le attività delle diverse 'ndrine attive in Lombardia, gli inquirenti avrebbero accertato l'esistenza della cosiddetta La Lombardia, una camera di controllo deputata al raccordo tra le famiglie attive sul territorio lombardo con quelle rimaste in Calabria. Insomma, un'organizzazione ancora più complessa di quanto le indagini abbiano fin qui scoperto, costruita probabilmente per meglio gestire il crescente business sempre più ricco e per evitare frizioni, scontri e faide tra i diversi clan. Clan egemoni nel Reggino, tra cui i Pelle di San Luca, i Commisso di Siderno, gli Acquino, Coluce e di Mazzaferro di Gioiosa Ionica, i Pesce Bellocco e gli Oppedisano di Rosarno, gli Alvaro di Sinopoli, Longo di Polistena, gli Iliamonte di Melito, Porto Salvo. Affari illeciti, usure, estorsioni, traffico di droghe e di armi, ma anche legali, pur esse spesso gestiti e con le tipiche modalità mafiose portate avanti grazie alla connivenza di imprenditori e politici in un tessuto economico-sociale che da anni risulta tutt'altro che impermeabile alle infiltrazioni. Dalle indagini emergerebbe una fitta rete di relazioni e contatti che avrebbero portato anche all'interessamento delle 'ndrine per sostenere alcuni candidati nelle elezioni locali in Lombardia. Tra gli indagati ci sono anche 4, tra brigadieri e appuntati dei carabinieri di Ro, centro dell'Interland milanese, l'ex assessore provinciale di Milano Antonio Liviero, accusato di corruzione e bancarotta, e l'assessore comunale di Pavia Pietro Trivi, per lui l'accusa è di corruzione elettorale. Arrestato per associazione mafiosa e corruzione anche il direttore dell'ASL di Pavia, Carlo Antonio Chiriaco, originario di Reggio Calabria. L'operazione odierna, da quanto si è avuto modo di apprendere, sarebbe il frutto di 2 distinti filoni investigativi poi confluiti in un'unica inchiesta. L'Andrangheta è ormai una struttura verticistica e tutti gli affiliati, sia che operino in altre regioni, sia che si trovino all'estero, dipendono gerarchicamente dalle cosche della provincia di Reggio Calabria. E quanto è emerso dall'inchiesta condotta dalle procure distrettuali di Reggio Calabria e di Milano, che stamani ha portato alla maxi blitz con oltre 300 arresti. L'Andrangheta dunque non ha più una struttura familistica, ma si è organizzata sul modello di Cosa Nostra siciliana. Il cuore pulsante ed il cervello sono nella provincia di Reggio Calabria, ma i tentacoli dell'Andrangheta sono diffusi in ogni parte del mondo, dalle Americhe all'Australia, dalla Spagna a tutti i paesi del nord Europa. Dove c'è la possibilità di fare affari, in qualsiasi parte del mondo, c'è l'Andrangheta. Una ramificazione che ha fatto delle cosche calabresi quelle più forti, quelle più flessibili, più dinamiche e più affidabili di tutte le mafie. Una potenza che, secondo gli investigatori, deriva dall'essere l'unico e vero broker mondiale del traffico di cocaina, l'unica organizzazione che, grazie alla propria capillare diffusione, è in grado di trattare praticamente in esclusiva con i narcos colombiani, che riconoscono all'Andrangheta una maggiore affidabilità rispetto alle altre organizzazioni criminali. Affidabilità riconducibile anche alla struttura interna delle cosche calabresi, composte da affiliati legati da vincoli di sangue che rendono l'organizzazione sostanzialmente impermeabile al fenomeno del pentitismo. L'Andrangheta, ha detto in più occasioni il procuratore distrettuale di Reggio Calabria, Pignatone, è riuscita a diventare una vera e propria holding del mercato della droga grazie alla sua ramificazione in ogni parte del mondo, ed il fiume di denaro provento del narcotraffico finisce in società di investimenti puliti ovunque, soprattutto nel nord Europa.
Le indagini che hanno portato alla maxi operazione della scorsa notte contro l'Andrangheta hanno documentato tecnicamente, sottolineano gli investigatori, come le cosche della provincia di Reggio Calabria costituiscano il centro propulsore delle iniziative dell'intera organizzazione mafiosa, nonché il punto di riferimento di tutte le proiezioni extraregionali, nazionali ed estere. L'Andrangheta, infatti, dopo un lento processo evolutivo già delineato da alcuni collaboratori di giustizia nei primi anni 90, ha ormai raggiunto una nuova configurazione organizzativa in grado di coordinare le iniziative criminali dalle singole articolazioni, soprattutto nei settori del narcotraffico internazionale e dell'infiltrazione negli appalti pubblici. Secondo gli investigatori, la maxi operazione di oggi contro l'Andrangheta costituisce un risultato davvero storico, frutto di un'efficace opera di coordinamento delle autorità giudiziarie milanese e reggina, che hanno permesso di ricondurre ad un quadro unitario le diverse e qualificate attività investigative condotte dall'Arma e dalla Polizia di Stato, colpendo duramente i centri nevralgici dell'Andrangheta.